Dieci anni fa, tu hai avuto un ruolo davvero molto importante nell'innescare la protesta del 25 maggio del 2011. Potresti spiegarci che cosa è successo esattamente? Ed inoltre, qual è stato il motivo della protesta e insieme a chi l'hai portata avanti? Grazie. Dieci anni fa? Ho vissuto una bellissima esperienza, la protesta del movimento lì subito, che aveva come obiettivo il riconoscimento della lingua dei segni italiana. Vorrei raccontarvi che cosa è successo prima di questa protesta, perché all'epoca seguivo tutto l'iter legislativo del decreto legge 4207 che prevedeva il riconoscimento della lingua dei segni. Il suo iter parlamentare nel Senato è stato abbastanza snello. Poi c'è stato il passaggio alla Camera dei Deputati e io ho avuto la fortuna di seguire proprio sul sito i dibattimenti sia della Camera che del Senato, che erano tutti all'interno di questo sito e si potevano leggere, e ho avuto modo di vedere tutti i vari interventi degli onorevoli, delle varie associazioni, ognuna delle quali esprimeva il proprio pensiero. Proprio in quel momento, in cui Lenza ha avuto una crisi politica. Ho scoperto, guardando per caso, che nella Commissione erano stati proposti alcuni emendamenti che miravano a eliminare la dicitura LIS a favore di LMG, che sta per linguaggio mimico gestuale. Il titolo della proposta di legge, riconoscimento della lingua dei segni, era stato sostituito da vita sociale e sono rimasto sconvolto perché il decreto legge era nato con il proposito di ottemperare quella che era la Convenzione ONU, che parla chiaramente. Del diritto alla lingua dei segni che ogni Stato membro deve garantire la piena cittadinanza alle persone sorde, al pari delle udenti. Il decreto-legge è stato così stravolto, aggiungendo delle modifiche che facevano spazio a un punto di vista strettamente medico. Nel caso in cui queste modifiche fossero state recepite e approvate, avrebbero influenzato la società italiana dandoci una grande preoccupazione sul fatto che la denominazione LIS fosse tolta e sostituita con linguaggio mimico-gestuale, quindi togliendole la dignità di lingua, rendendola non più allo stesso livello e privandoci così dei nostri diritti e dei servizi relativi. Io non accettavo questa situazione, non sapevo davvero che cosa fare, ci rimuginavo sopra. Poi ho pensato di contattare due persone con le quali confrontarmi, Valentina Foa e... Consuelo Agnesi. Confrontandomi con loro ho pensato di fare un video su YouTube spiegando nel dettaglio tutta la situazione. Loro due si sono occupate della divulgazione del video. Davvero non mi aspettavo una reazione così rapida e così tanta rabbia nelle, nelle persone per la situazione che si era venuta a creare. Davvero incredibile. Molte persone sorde mi hanno contattato per capire insieme cosa fare, e da questa situazione è nato il movimento LIS Subito, che significa la LIS subito, e poi segnando è diventato LISMO, con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento della lingua dei segni. E da qui è scaterita la protesta, iniziata il 25 maggio 2011, ed è durata tre giorni. Ecco, questa è la storia. Dieci anni fa, a livello internazionale, c'è stata molta attenzione per la protesta italiana per il riconoscimento della lingua dei segni. Potresti raccontarci meglio questo coinvolgimento di esponenti stranieri e in che cosa è consistito? Ciao, questo mese di maggio del 2021 dobbiamo tutti noi fortemente ricordare sempre che sono già passati dieci anni dal maggio del 2011. È stato un periodo emozionante e sicuramente tutti noi che eravamo presenti lo ricordiamo. C'è stata una grande manifestazione nazionale con una partecipazione massiccia di sordi e udenti insieme, proprio davanti al Parlamento. Era accaduto che alcuni onorevoli avevano deciso di cambiare la denominazione LIS il linguaggio mimico gestuale e noi non appena lo abbiamo visto siamo subito rimasti colpiti perché tenevamo molto che venisse mantenuta la denominazione di lingua dei segni italiana questo ha scatenato una fortissima battaglia durata anche diversi giorni con una forte attenzione da parte nostra al testo e alle modifiche mentre noi eravamo concentrati su questa situazione Solo a livello nazionale, all'improvviso e inaspettatamente, ci siamo resi conto che avevamo attirato l'attenzione mondiale. Vari paesi come l'Irlanda, l'Irlanda del Nord, l'Inghilterra, alcuni stati degli Stati Uniti, Malta, la Spagna e anche alcuni stati dell'Asia, quindi in varie parti del mondo, ci stavano guardando. Hanno cominciato a manifestare davanti alle ambasciate italiane. E a sollecitare le ambasciate a scrivere delle lettere di sostegno che poi l'Italia in quel periodo ha ricevuto. Non solo loro hanno dato il loro sostegno, anche alcune istituzioni quali la Federazione Mondiale dei Sordi, l'Eudi, l'Università della Gallaudet ci hanno sostenuto, così come anche la stampa italiana ed estera. Questo ci ha fatto davvero riflettere perché è stato un messaggio di solidarietà internazionale molto forte un sostegno quasi come se volessero spingere l'Italia verso l'obiettivo pertanto noi cosa dobbiamo ricordare? il principio base che è fondamentale proteggere la lingua dei segni ricordo anche che ci sono state interviste fatte dalla BBC, dalla Gallaudet e di altri, che ci chiedevano proprio notizie su che cosa fosse successo nel mese di maggio del 2011 e con questo materiale è stato prodotto un videodocumentario che è stato poi diffuso anche attraverso la televisione. Significa che è stato importante per il mondo conoscere e riflettere su cosa stesse succedendo in Italia, oltre a essere stato un messaggio significativo anche per l'Italia stessa, per riflettere sulla propria storia, come, come un segnale, perché in futuro dobbiamo essere pronti a difenderla, qualsiasi cosa accada. Noi abbiamo il diritto a comunicare con la lingua dei segni e il dovere di tutelare la nostra lingua. Ciao! Dieci anni fa facevi parte della commissione stampa insieme ad altre persone del movimento LIS Subito. Vorremmo chiederti qual è stato il tuo ruolo nell'ambito di questa protesta. Grazie. Ciao, mi chiamo Violante, sono entrata nel movimento LIS Subito già nel 2011 durante le proteste dei sordi che da tutta Italia sono venuti a Roma per tre giorni a maggio e anche io ho partecipato. L'ISE subito già muoveva i suoi primi passi. Io sono entrata successivamente nel mese di maggio grazie a due persone, Valentina e Consuelo, che mi hanno dato l'incarico dell'ufficio stampa. Ho accettato l'incarico e ho iniziato a lavorare non da sola, con Tiziana Gulli e siamo stati davvero una bella squadra. Quel periodo mi ha dato bellissime emozioni che non dimenticherò mai. Ho imparato tantissimo e capito moltissime cose. Dentro il movimento persone sorde e udenti collaboravano, lottavano e lavoravano insieme. Ma esattamente di che cosa si occupava l'ufficio stampa? Le proposte di legge che venivano fatte sul riconoscimento della LIS, presentate alla Camera dei Deputati, venivano seguite passo passo da noi, con le aggiunte, le difficoltà riscontrate, appuntamenti successivi. Noi raccoglievamo tutte le informazioni e poi le diffondevamo. Ad esempio, quando incontravamo i politici oppure durante le audizioni, ci occupavamo delle trascrizioni. Ma non solo quando c'erano i politici, anche durante gli incontri con diverse associazioni che si occupano di persone sorde, prendevamo nota di tutto. Abbiamo anche redatto un testo che indicava quali comuni in Italia hanno riconosciuto la LIS. Qualsiasi informazione collegata al riconoscimento della LIS, sia positiva che negativa, noi la scrivevamo. Davamo le informazioni non solo ai sordi, ma anche agli utenti. Questo perché i politici e tanti udenti non sanno che la LIS è una lingua. Dal punto di vista linguistico-scientifico è stata già riconosciuta come lingua, ma gli utenti non ne sono all'occorrente. È importante divulgare tramite giornali, radio, televisione informazioni corrette. Grazie alle competenze di diverse persone, con le quali abbiamo collaborato dal punto di vista legale, scientifico, linguistico, sociale, antropologico ed educativo, noi abbiamo potuto raccogliere informazioni utili da divulgare. Da questa esperienza ho capito due cose importanti. Prima di tutto l'informazione deve essere completa e giusta affinché dia la giusta comprensione alle persone. Seconda cosa, l'informazione deve essere continua e non fermarsi mai. Perché quando le situazioni e le persone cambiano, se le informazioni si fermano, non si riesce più a capire cosa sta succedendo. È importante che il flusso di informazioni non si fermi. Ecco, vi ho spiegato in linea di massima questo lavoro dell'ufficio stampa. Voglio aggiungere anche un'altra esperienza fatta alla Treccani Online, dove io e Tiziana abbiamo scritto la storia del movimento lì subito. Tutte queste esperienze mi hanno dato molte soddisfazioni e ne sono orgogliosa. Solo una cosa negativa, in questi dieci anni di lì subito stiamo ancora aspettando che venga riconosciuta la LIS. È importante però che le informazioni corrette e complete continuino ad essere diffuse. Grazie e saluti a tutti. Ciao. Allora, in quanto psicologo e anche profondo conoscitore della comunità sorda vorremmo chiederti ci potresti parlare del riconoscimento della lis come una lingua di una comunità di minoranza e anche del dibattito sul linguaggio mimico gestuale grazie ciao innanzitutto desidero dirvi che sono davvero contento e onorato del fatto che il movimento lis subito mi abbia chiesto di dare un parere dal mio punto di vista di psicologo e psicoterapeuta sulla comunità sorda, sulla situazione del riconoscimento della lingua dei segni e sull'LMG, ossia il linguaggio mimico gestuale. Purtroppo devo dire che la comunità sorda ha delle ideologie diverse al riguardo. Alcuni sordi infatti sono a favore del riconoscimento della LIS. Mentre altri si ostinano ancora a chiamarlo linguaggio mimico-gestuale. Perché di fondo manca una vera e propria formazione, mancano le informazioni corrette su che cosa significhi lingua dei segni italiana. La ricerca sulla LIS, infatti, è iniziata molti anni fa, intorno al 1960, grazie a William Stokey negli Stati Uniti, ed è arrivata in Italia negli anni Ottanta all'incirca. Dopo 40 anni in Italia ancora si lotta e l'approvazione legale della LIS ancora non c'è stata. Sapete che la Convenzione dei diritti dell'ONU è stata siglata nel 2006 e si è cercato di stimolare l'Italia per aderire, ma ancora sembra non ascoltare e si continua così la battaglia. Personalmente io vorrei avvenisse questo riconoscimento perché innanzitutto questo darebbe dignità alle persone sorde, in secondo luogo valore alla lingua stessa e terzo rafforzerebbe l'identità delle persone. Pertanto è di un'importanza fondamentale. Se mancano questi tre punti, la comunità sorda rimane in bilico. Ed è proprio per questo che io continuo a stimolare tutti coloro che possono fare delle proposte di legge in Italia, che le hanno fatte fino ad ora, a collegarle con il riconoscimento della LIS. Alcune proposte vanno bene, ma per altre ancora qualcosa non funziona. Per quale motivo? Perché le proposte di legge dovrebbero essere collegate solo ed esclusivamente al riconoscimento della lingua dei segni italiana come recita chiaramente l'articolo 6 della Costituzione italiana. La Repubblica tutela, con apposite norme, le minoranze linguistiche. Questo significa che la comunità sorda, con la sua lingua dei segni, è una minoranza linguistica e culturale e lo Stato deve tutelarla. Questo significa che noi sordi chiediamo allo Stato di riconoscere la lingua che utilizziamo, la nostra lingua dei segni ma non obblighiamo tutti a utilizzarla, perché se ci sono persone sorde che desiderano parlare, sono libere di farlo, ma se ci sono persone sorde che utilizzano la LIS, dovrebbero essere ugualmente libere di scegliere, perché questa è democrazia. Ripeto, la LMG, linguaggio mimico gestuale, non è una lingua. È come dire una presa in giro per la comunità sorda. Per quale motivo sei entrata a far parte del movimento lì subito e l'hai portata avanti fino al giorno d'oggi? Per il futuro, che cosa auspichi? Ero presente alla protesta del 25 maggio del 2011. Una partecipazione così massiccia a difesa dei diritti delle persone sorde non si era mai vista. Hanno partecipato davvero tante associazioni. L'Ente Nazionale dei Sordi, in quell'occasione, ha avuto un ruolo importante nell'organizzare questa protesta con la forte collaborazione anche di tante associazioni come per esempio l'associazione di interpreti Anios, il gruppo Silis, enti di ricerca come il CNR, ancora l'Istituto Sordi di Roma e molte altre. Sono rimasta davvero colpita dalla proposta di sostituzione improvvisa del termine LIS con linguaggio mimico gestuale, in quanto io ho imparato la LIS a 19 anni. E posso dire che, anche se sono vissuta un po' a cavallo tra il mondo dei sordi e quello degli udenti, comunque la LIS è un qualche cosa che mi appartiene e che mi permette di comunicare, di relazionarmi con tutti. Questa è proprio la motivazione per cui sono scesa in campo per difendere i diritti di tutti i sordi. Inoltre, sono cresciuta nella città di Trento e anche qui mi sono trovata quasi al confine tra l'area italiana e l'area tedesca. Quindi sono abituata alla convivenza tra popoli, culture e lingue diverse. Grazie a questa protesta e grazie anche al fondatore Michele Castiglione è nato il movimento lì subito. Ho raccontato tutto questo all'interno di un capitolo del libro Lingua dei Segni, Società e Diritti. Gli autori sono Benedetta Marziale e Virginia Volterra i cui diritti di autore sono devoluti proprio al movimento lì subito. Da qualche anno sto portando avanti il movimento insieme ad altre persone, sempre per la difesa dei diritti delle persone sorde e ci occupiamo anche di altri aspetti inerenti alla sordità e continuiamo a collaborare con tutte le associazioni disponibili. Se la LIS venisse approvata ci sarà subito da lavorare tantissimo per ottenere i servizi per tutti i sordi. Non ci fermeremo mai per lottare per i diritti delle persone sorde. Vorrei concludere con un motto dell'EDF. Nulla su di noi senza di noi. Sappiamo che hai seguito la questione del riconoscimento della lingua dei segni italiana sin dal 2011. Attualmente sei al terzo mandato nel Parlamento europeo, giusto? Proprio come rappresentante delle persone sorde in Europa. Beh, a questo punto vorremmo chiederti qual è la tua opinione sul fatto che l'Italia non abbia ancora riconosciuto la LIS e che sia l'ultimo paese dell'Unione Europea a non aver provveduto ancora a questo riconoscimento. Inoltre vorremmo chiederti anche quali consigli ci daresti per superare nel prossimo futuro questa impasse. Grazie. Ciao a tutti, un saluto a voi del movimento Lì Subito. Grazie, davvero, per avermi fatto queste domande. Le ho ascoltate con attenzione e rispondo adesso trattando vari argomenti. Non vi preoccupate, ho tutto il tempo a disposizione. Esattamente sono al terzo mandato del Parlamento Europeo. Ogni mandato dura cinque anni e ora sono impegnato a lavorare nel terzo. Attualmente sono l'unico sordo membro del Parlamento europeo. In passato molte volte sono stato coinvolto dal movimento Lì Subito, dall'Ens, la Comunità anche sorda italiana per sostenere la vostra battaglia del riconoscimento della lingua dei segni da parte del governo e del Parlamento italiano. Sono consapevole che la politica italiana sia molto complicata e instabile. I governi continuano a cambiare, ci sono nuovi partiti che discutono con i vecchi e questo provoca lunghe discussioni. Sono venuta due volte a Roma a tenere un intervento per cercare di sostenervi tutti quanti, collaborando con tutti, dando indicazioni anche su come procedere. Sono ancora dispiaciuto sul mancato riconoscimento della LIS. Tra tutti i paesi europei l'Italia è l'unico paese a non avere ancora il riconoscimento ufficiale. Voi sapete che una volta avevo fatto un intervento nel Parlamento europeo perorando proprio la causa del riconoscimento della LIS in Italia, ottenendo una grossa attenzione del pubblico e anche molti incoraggiamenti per l'approvazione della LIS, ma purtroppo non è stato ottenuto nulla e il governo è caduto. E questo si è ripetuto tante volte. In merito alla domanda su come ottenere il riconoscimento, adesso devo dire che la comunità dei sordi italiana è forte. Avete fatto numerose proteste, tante manifestazioni per sollecitare l'attenzione del pubblico, avete utilizzato i vari canali dei mass media, vi siete affacciati con i vari partiti politici. Tutti i partiti politici sostengono l'approvazione della lingua dei segni italiana. I problemi riguardano ora la tempistica e le procedure complicate in Italia. Io sono disponibile a collaborare ancora con il Parlamento europeo, con il vostro movimento lì subito, con le associazioni internazionali dei sordi, l'ente nazionale dei sordi, insieme ai partiti politici. In questi tempi difficili durante la pandemia, diventa prioritario ottenere l'approvazione della LISSA per le persone sorde italiane, in modo che possano avere la libertà di potersi esprimere, avere ufficialmente una lingua riconosciuta e migliorare la qualità della vita. Spero che saremo sempre più uniti e forti nel futuro e potete contare su di me. Ciao, grazie. Come senatore, nell'ambito della diciassettesima legislatura, lei si è molto speso per l'approvazione di una legge che riconoscesse la lingua dei segni italiana. Noi ricordiamo che il 3 ottobre del 2017 il Senato ha approvato una proposta di legge dal titolo... Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde con disabilità uditiva in genere e sordoceche. Ecco, purtroppo, una volta passata alla Camera, questa legge non ha potuto perfezionare il proprio iter a causa dello scioglimento del Parlamento. Noi vorremmo domandarle che cosa l'ha spinta ad occuparsi del riconoscimento della lingua dei segni. Attingendo anche dalla sua esperienza su questa questione, quali sono le considerazioni che lei fa dal momento che ancora oggi, a distanza di tre anni e mezzo, siamo sempre in attesa di una legge che sancesca questo riconoscimento. La ringraziamo. Ho avuto l'onore e la responsabilità di rappresentare il mio territorio nel Senato della Repubblica la scorsa legislatura. Quando qualcuno mi chiede qual è stato il momento più felice, la maggiore soddisfazione, la maggiore delusione, ehm, racconto sempre che sono legati alla presentazione, l'approvazione almeno al Senato della legge che provava finalmente a portare il nostro Paese alla pari con la stragrande maggioranza dei Paesi europei rispetto all'utilizzo della lingua italiana dei segni. Fu un momento importante, emozionante, quello nel quale riuscimmo al Senato a far approvare a larghissima maggioranza questa legge, dopo un anno di lavoro molto intenso con le associazioni, con le famiglie, con gli operatori, con, con i medici. E fu un momento che ricordo con particolare soddisfazione proprio perché toccò a me fare il discorso di presentazione in aula e grazie a un amico interprete lo feci in parte anche in lingua dei segni. E purtroppo quel passaggio che finalmente risvegliava l'opinione pubblica, anche rispetto al fatto che in tante e in tanti oggi non possono essere cittadini a pieno titolo di questo Paese perché quando si presentano in una scuola, in un'università, in un ufficio pubblico, in tribunale non possono esprimersi al meglio e spesso non possono essere capiti fino in fondo. Ecco, quello era un, un passaggio importante, la norma prevedeva tutto questo, poi purtroppo alla Camera non ci fu il tempo e il modo di approvare in via definitiva quella legge. Io spero che oggi si possa riprendere quel percorso. Eh, sto facendo da vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia tutto il possibile, abbiamo approvato una legge che stimolerà il Parlamento a riprendere in mano la normativa. Io credo che ci sia un grande salto culturale da fare, è uno dei campi in cui il nostro Paese è ancora indietro. Eh, tante volte abbiamo visto il Presidente degli Stati Uniti con eh, accanto un interprete e tante, tante occasioni ufficiali in cui era riconosciuto il bisogno, la necessità di coprire anche le necessità delle persone eh, non udenti. Io mi porto nel cuore l'esperienza, l'incontro di tanti ragazzi, eh, di quelle scuole in cui ho avuto modo di assistere a eh, recite di Natale di persone udenti e non udenti che riuscivano a interagire grazie alla lingua dei segni. Abbiamo bisogno di lavorare per un'integrazione più piena, abbiamo bisogno forse di imparare a metterci nei panni gli uni degli altri. Perché, come ho imparato, eh, poter usare la lingua dei segni da, fa la differenza per tante persone nella vita quotidiana. Questo è l'auspicio con il quale lavoriamo e l'auspicio con il quale io immagino si possa riprendere in mano anche a livello nazionale questa normativa e l'impegno di noi tutti andrà in questa direzione. Alcuni anni fa lei ha promosso in prima persona il riconoscimento della LIS nella Regione Lazio, riuscendo a portare in porto velocemente l'iter di approvazione della Legge 6 2015 da parte del Consiglio regionale del Lazio. Ora, ci potrebbe raccontare che cosa ha significato per lei questo risultato? Grazie. Approvare questa legge è stata una grande emozione, sia da un punto di vista personale che da un punto di vista politico. Personale perché ho avuto modo di conoscere eh, la sordità eh, in casa, i miei due cugini eh, sono, sono sordi e quindi da quando sono piccolo eh, ho avuto a, modo di, di conoscere eh, come si relazionano le, le persone sorde. E mi sono ripromesso che se un giorno avessi avuto un ruolo istituzionale avrei operato in questo senso per garantire l'accessibilità e risolvere quei problemi dei quali i sordi oggi soffrono nell'accesso ai servizi pubblici, nell'accesso alla vita di relazione normale, sia con le istituzioni ma con i problemi quotidiani. Per cui è stata una grande soddisfazione che da consigliere regionale del Lazio. Sono riuscito a far approvare tra le prime regioni in Italia una legge che riconoscesse a livello regionale appunto la lingua italiana dei segni. Questo è anche una grande spinta affinché a livello nazionale si possa finalmente approvare una legge che riconosca la lingua italiana dei segni come lingua nazionale. Una vera e propria lingua con le sue regole sia sintattiche che grammaticali e con le sue diversità anche rispetto alle altre lingue dei segni degli altri paesi. E questo è anche un grande risultato perché ci consente di far sì che la speranza che nei sordi c'è, esiste di poter vivere una vita quotidiana che eh, vive diciamo, l'accesso ai servizi non più come un problema ma come una risorsa e come un'opportunità possa diventare effettivamente eh, una realtà. Ecco, questo è stato un grande motivo di soddisfazione e quindi l'ho vissuto come una vera e propria vittoria. Successivamente si è passati in giunta al lavoro per l'approvazione del relativo regolamento attuativo. Una fase più accidentata e lunga. A suo parere, cosa potrebbe fare la politica per garantire una più veloce attuazione normativa in modo che i servizi, le prestazioni e le politiche previste nei provvedimenti normativi indispensabili per l'accessibilità delle persone sorde possano essere attivate e finanziate. Grazie. La politica eh, può fare molto. Noi nella nostra legge abbiamo messo una norma finanziaria che eh, finanziava appunto eh, la eh, parte attuativa della legge eh, per oltre 600.000 euro. Purtroppo... Nel corso di questi anni questi soldi non si sono riusciti a spendere, prima perché c'era un problema di eh, regolamento, bisognava attuare, eh, applicare il regolamento e poi perché bisognava fare eh, i bandi. Eh, è evidente che oltre alla parte politica un pezzo importante lo fanno e lo devono fare eh, le parti amministrative eh, degli, degli enti. È evidente che eh, ci voleva un po' di tempo. Penso che quest'anno finalmente siamo riusciti eh, come Regione Lazio a eh, non soltanto nel corso degli anni ad approvare il regolamento attuativo, ma anche soprattutto quest'anno a fare un bando che cogliesse i veri obiettivi della legge, che poi sono sostanzialmente quelli dell'accessibilità e poi quelli della realizzazione finalmente nelle branche nelle quali questa legge può operare del principio di progettazione universale. Se noi cominciamo a ragionare non per compartimenti stagni, ma invece progettando tutto ciò che noi dobbiamo progettare, eh, L'urbanistica, piuttosto che la mobilità, piuttosto che le politiche sociali, piuttosto che le politiche culturali e anche quelle dell'informazione, secondo un principio di progettazione universale, noi spenderemo meno soldi e soprattutto non avremo bisogno dei soldi eh, che la legge sui sordi mette a disposizione, che può essere una legge specifica, ma in tutti i settori nei quali lavoriamo. Ci troveremo già delle opere eh, pronte per essere utilizzate anche eh, dai sordi. Ecco, noi dobbiamo eh, ribaltare eh, il tavolo. Eh, da un lato dobbiamo lavorare con la legge che abbiamo approvato, la legge LIS, per garantire dei progetti specifici, ma dall'altro noi dobbiamo far sì che in tutti i settori nei quali si opera non si facciano soltanto dei provvedimenti per gli udenti, per coloro che possono sentire, ma anche per tutti coloro che, eh, che non possono sentire, quindi diciamo per tutti, cioè, siamo dei progetti universali. Se noi ragioniamo secondo questo eh, criterio, velocizzeremo in modo decisivo eh, tutto il grande tema, tutte le grandi attuazioni eh, che garantiscono l'accessibilità eh, ai servizi e eh, alla cultura, Uh, All'informazione, all'istruzione, all'educazione, insomma, tutti quei servizi pubblici che, eh, dei quali tutti quanti abbiamo grande necessità. Nel 2017 è stata approvata. La mozione numero 58 che impegnava la Giunta Capitolina ad adottare dei provvedimenti necessari per garantire alle persone sorde la piena partecipazione alla vita politica capitolina e pubblica cittadina proprio attraverso la lingua dei segni. Cortesemente ci vuole dire qual è lo stato dell'arte dell'accessibilità delle persone sorde a Roma? Il decimo anniversario del movimento LIS Subito, che sottopone con forza la necessità del riconoscimento della lingua italiana dei segni, è un'occasione da non perdere per ribadire il diritto di tutte le cittadine e di tutti i cittadini all'inclusione e alla partecipazione alla vita sociale. Roma, per esempio, è la prima città a tradurre nella lingua dei segni le sedute dell'Assemblea Capitolina e lo fa dal 2018. È un risultato importante che ci rende orgogliosi perché permette a tutti di seguire l'attività politica della città. Rendere una città più accessibile, infatti, non vuol dire solo abbattere le barriere architettoniche in senso fisico: l'accessibilità deve essere infatti a 360 gradi. Solo così Roma può confermarsi città accessibile e inclusiva. A Roma gli assessorati e i municipi in occasione di eventi e manifestazioni possono per esempio richiedere il servizio di traduzione e sottotitolazione. Credo peraltro sia un atto dovuto, tutti infatti devono poter accedere e partecipare senza trovare ostacoli. Nei giorni scorsi con notevole seguito abbiamo proposto in LIS la presentazione del libro di una delle più importanti e note scrittrici italiane in una delle biblioteche capitoline. Sono state inoltre attrezzate alcune postazioni nei municipi con il collegamento a interpreti LIS. Passo dopo passo andiamo avanti, aumentiamo l'offerta e facciamo di Roma una città davvero inclusiva, dove tutti possono accedere a servizi e informazioni. Mi auguro davvero che la lingua dei segni possa essere finalmente riconosciuta. È una questione fondamentale di rispetto e di dignità. Nel 2017 è stata approvata la mozione numero 58, che impegnava la Giunta Capitolina ad adottare dei provvedimenti necessari per garantire alle persone sorde la piena partecipazione alla vita politica capitolina e pubblica cittadina proprio attraverso la lingua dei segni. Cortesemente. Ci vuole dire qual è lo stato dell'arte dell'accessibilità delle persone sorde a Roma? Intanto un saluto e un augurio alla vostra associazione. Dieci anni di lavoro e dieci anni di impegno per il movimento delle persone sorde, il movimento Disse Subito. Ricordo benissimo quella manifestazione del 2011 dove le coscienze furono. Scosse verso un tema molto, molto importante. Noi nel 2017 abbiamo iniziato un processo molto importante di accessibilità per le persone sorde all'Assemblea Capitolina, al nostro Consiglio Comunale. Ormai da più di due anni tutte le sedute del Consiglio Comunale sono sottotitolate e sono tradotte in lingua italiana dei centri. È stato un traguardo importante che abbiamo portato avanti grazie a quelle che sono le istanze portate avanti dalla situazione come la vostra. Io vi rinnovo il saluto, l'augurio. Dobbiamo fare ancora tante cose insieme e sicuramente le faremo. Nell'ambito dell'approvazione della legge 6 del 2015 da parte della Regione Lazio, hai avuto un ruolo davvero molto attivo. Vorresti ora raccontarci qual è stato il tuo contributo? Grazie. Certamente il grande lavoro che ha caratterizzato la stesura del testo dell'allora proposta di legge per la promozione del riconoscimento della LIS nella regione Lazio, quella che poi è divenuta la legge 6 2015, ha visto molto partecipe e attivo l'Istituto Statale per Sordi di Roma. Di conseguenza, quindi, anch'io sono stata coinvolta in prima persona sia per la mia formazione giuridica sia perché già all'epoca, da diversi anni, mi occupavo e studiavo la questione del riconoscimento delle lingue dei segni e dunque anche quella del riconoscimento della lingua dei segni italiana. Eh, ci tengo però a precisare che si è trattato sempre di un lavoro di squadra condotto dall'inizio alla fine, assieme a molti enti e le molte associazioni che gravitano intorno al mondo della sordità. Ne ricordo solo qualcuno, eh, l'Ente Nazionale Sordi, l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma, l'Associazione Interpreti di Lingua dei Signi Italiana, l'ANIUS, il Gruppo Silice, ov ovviamente il Movimento LIS Subito e molti altri. Um, un lavoro condotto ovviamente con la preziosissima collaborazione dei consiglieri della regione Lazio, primo fra tutti il consigliere Eugenio Patanè che si era fatto promotore di questa importante iniziativa. Posso quindi dire che sicuramente la cooperazione e l'apertura al dialogo hanno rappresentato la chiave di volta del successo ehm, di una tutto sommato, rapida approvazione di questa proposta di legge, um, um, una cooperazione che c'è sempre stata non solo quando si era tutti d'accordo intorno a una questione, che è cosa assai facile, ma anche nei momenti di contrapposizione. Um, è quindi questo un grande spunto e un grande insegnamento che dovremmo prendere per il futuro. E se poi mi chiedete. Quale sia stato il mio personale contributo, posso dire di aver lavorato fin da subito alla stesura della primissima bozza della, della proposta di legge e poi successivamente, ovviamente insieme a tutti gli altri partecipanti a questo tavolo tecnico che la Regione Lazio aveva istituito per favorire il dialogo, di aver dato il mio contributo per la messa a punto dei vari emendamenti che hanno eh, accompagnato ehm, la stesura eh, di questa, di questa mh, proposta di legge che poi è stata definitivamente approvata nel 2015 dal Consiglio della Regione Lazio. Nelle ultime legislature hai avuto modo di seguire gli iter di alcune proposte di legge sempre riguardo il riconoscimento della LIS, della lingua dei segni. Ora, quali sono le tue riflessioni? Grazie ancora. Eh sì, certamente ho prestato molta attenzione alle varie proposte di legge e disegni di legge che nel corso degli anni sono stati presentati nell'ambito delle diverse legislature da senatori e deputati, appartenenti a schieramenti politici insomma, differenti e già questo è un dato importante che ci sia stata eh, da parte di vari eh, partiti insomma, politici attenzione alla questione del riconoscimento della LIS. Eh, sicuramente eh, una cosa che mi colpisce sempre molto quando guardo da vicino questi disegni di legge, soprattutto quelli presentati nella sedicesima e nella diciassettesima eh, legislatura, è la constatazione del fatto che il testo originario di questi DDL, mi riferisco in particolare al testo originario del DDL numero 37 presentato nel 2000. E 8 nella sedicesima legislatura e al testo originario del DDL numero 302 presentato nella diciassettesima. Legislatura ehm, ehm, proponevano un riconoscimento della lingua dei segni, cito testualmente, come lingua non territoriale della comunità dei sordi. Ehm, una impostazione che eh, via via si è andata eclissando durante il, il dibattito parlamentare, che è durato molti anni sia nella sedicesima che nella diciassettesima legislatura. Dunque alla fine eh, poi questi originari disegni di legge si sono trasformati in proposte normative molto più complesse che prendono il nome di leggi quadro, non più pochi articoli ma vari articoli che accordano attenzione anche a aspetti ulteriori rispetto a quello del riconoscimento della lingua dei segni, sia pure sempre... Eh, collegati eh, alla sordità, ad esempio agli aspetti eh, sanitari e riabilitativi, ad esempio all'inclusione scolastica, all'accessibilità, al lavoro, eh, alla formazione. Tutti aspetti molto molto importanti ma che sono anche ehm, eh, aspetti che si aggiungono a quelli del riconoscimento della lingua dei segni e che vengono a comporre un quadro eh, normativo eh, sicuramente più ambizioso, più articolato, più complesso, con molte disposizioni. Mi viene quindi da chiedere... Come mai si è abbandonato il progetto originario che era invece molto concentrato sul riconoscimento della LIS come lingua non territoriale della comunità dei sordi, ovviamente di quelle persone sorde che si sentono appartenere a una comunità e che fanno ricorso anche alla lingua dei segni italiana? Una impostazione che. Peraltro è assolutamente in eh, linea con ehm, eh, la Convenzione ONU. Eh, sui diritti delle persone con eh, disabilità che il nostro Paese, come ben sappiamo, ha approvato ben 12 anni fa, nel 2009, la quale convenzione accorda eh, spazio e tutela eh, proprio a questi aspetti identitari e alla specificità eh, linguistica e culturale della comunità dei sordi, utilizzando proprio questa espressione comunità dei sordi e richiamando gli stati al riconoscimento delle lingue dei segni. Dieci anni fa ti sei occupato dell'hashtag ItaliaLoveLIS e insieme al movimento LIS Subito avete... È fatto molti video coinvolgendo anche persone famose per sensibilizzare l'opinione pubblica. Hai scritto anche una petizione sul sito change.org proprio per il riconoscimento della lingua dei segni italiana. Vorremmo chiederti, potresti raccontarci meglio questa tua esperienza e queste iniziative? Ed iniziamo a parlare di come è stata l'esperienza di sostenere una campagna sui social per l'approvazione della lingua dei segni. L'hashtag è stato Italia Love. Questo hashtag non è nato a caso. Dobbiamo spendere due parole eh, su quello che era successo prima nella regione Lazio cioè una lunga battaglia per approvare una legge che garantisse i diritti dei sordi sul territorio della regione Lazio. Questa campagna regionale era andata a buon fine quando eh, nella primavera del 2015 Abbiamo lanciato un hashtag regionale, Lazio Loveless, che ci ha portato fortuna. Perché, eh, proprio a maggio del 2015, è stata approvata la legge 6 della Regione Lazio, che eh, è stato il primo passo per tutelare i diritti dei sordi nella Regione Lazio. Questa legge è stata molto partecipata da tutte quante le associazioni del territorio regionale che si occupano di persone sorde. E quindi insieme al Movimento LIS subito e a molti altri volontari e persone eh, che si sono offerte eh, in maniera volontaria di collaborare come noi eh, a questo sogno di vedere approvata finalmente anche a livello nazionale la lingua dei segni italiana abbiamo lanciato una campagna per sostenere l'iter dell'allora legge che eh, era stata approvata in parte da uno dei due rami del Parlamento affinché fosse eh, definitivamente approvata e così è nato eh, una petizione online sul sito change.org che ha raccolto più di 11.000 firme, rivolta agli allori a presidenti della Camera e del Senato Boldrini e Grasso. E questa campagna era molto visiva. C'era un appello che è stato pubblicato su, su De Quotidiani, eh, sia in forma scritta che in lingua dei segni. E c'erano due possibilità: di utilizzare dei materiali per fare delle foto e mandarle. Abbiamo ricevuto centinaia di foto da parte di sordi e utenti che volevano sostenere la lingua dei segni, ma dall'Italia e anche da tutta l'Europa. Perché nel video di promozione di questa campagna ricordavamo che allora eravamo gli ultimi. Eh, insieme a Lussemburgo e Malta che poi ci hanno superato perché hanno approvato in quei paesi la lingua dei segni, le loro lingue dei segni e, e siamo rimasti gli ultimi ormai. Ed, e devo dire che nel mondo dello spettacolo abbiamo avuto molto sostegno sia da parte di persone udenti famose come Chef Rubio, Giorgio Lupano, eh, Giorgia Trasselli, Vinicio Marchioni, Giada De Blanc. Sia di persone sorde e eh, artiste come Rita Mazza o, o Rap Brazzo che hanno fatto dei video eh, per promuovere questa petizione. Eh, I video hanno avuto tantissimo successo mm, e eh, Infatti la petizione è stata firmata da tantissime persone. Purtroppo non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Questo per tanti motivi che non, posso, non so e non posso analizzare qui, però ci siamo divertiti tantissimo. Abbiamo visto che tantissime persone vogliono l'approvazione di questa lingua che a livello culturale... Siamo pronti per, per questo passo, manca soltanto a questo punto lo sforzo dei politici che devono superare un po' gli interessi di parte per approvare finalmente la lingua dei segni italiana. Grazie. Al giorno d'oggi, perché c'è ancora opposizione nei confronti della Lissa? Cosa ci dice la ricerca scientifica sulle lingue dei segni e anche sul bilinguismo bimodale? L'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui io con orgoglio faccio parte, è stato il primo ente pubblico che ha intrapreso in Italia studi sulla lingua dei segni italiana, dimostrando, sulla base di numerosi e solidi dati empirici, che questo non è un generico linguaggio gestuale né un metodo riabilitativo, ma piuttosto una lingua storico-naturale che possiede le caratteristiche strutturali proprie di un sistema linguistico. Un grandissimo numero di pubblicazioni scientifiche altamente qualificate, effettuate nell'ambito della linguistica, psicolinguistica, psicologia e neuropsicologia dello sviluppo, mostra inoltre come lo studio delle lingue di segni sia di eccezionale importanza per comprendere e descrivere in modo più profondo la facoltà di linguaggio e le sue basi cognitive e neurosensoriali. Il nostro laboratorio ha sempre creduto fortemente che per fare ricerca sulla sordità e sulle lingue dei segni si debba necessariamente lavorare insieme a persone sorde competenti in essa. Non lavoriamo per i sordi, ma con i sordi, anche perché siamo convinti che lo studio sulle lingue dei segni ci aiuti a capire meglio aspetti molto importanti del linguaggio in generale. Crediamo inoltre che la descrizione di una lingua debba essere fatta in un'ottica socio-semiotica, e cioè che non possa prescindere dalle caratteristiche della comunità che la usa e dai suoi utenti che ne determinano norme e mutamenti. La centralità dei frutori di una lingua è evidente, perché sono loro i creatori del codice nel momento stesso in cui lo usano. Un altro topic di ricerca del nostro laboratorio è sempre stato lo studio del bilinguismo bimodale, ovvero la coesistenza di una lingua orale con una lingua dei segni. In modo inequivocabile le nostre ricerche hanno evidenziato come il bilinguismo bimodale sia auspicabile tanto quanto lo è il bilinguismo fra lingue orali. E infatti priva di fondamenti scientifici il pregiudizio, purtroppo ancora diffuso in diversi settori del complesso mondo che ruota intorno alla sordità, che la conoscenza della lis o anche semplicemente l'uso di forme di gestualità spontanea possa ostacolare più o meno gravemente l'apprendimento o l'uso della lingua parlata e scritta. Il raggiungimento di una competenza in lingua parlata e scritta, oggi migliore rispetto al passato, è possibile per le persone sorde grazie a diagnosi di sordità sempre più precoci. L'utilizzo di protesi di nuova generazione e di impianti cocleari consentono a molti bambini di sentire e imparare a parlare e scrivere sempre meglio. È dunque immotivata la paura che la lis possa indebolire l'italiano. Infatti, il migliore accesso alla lingua parlata non può che favorire un bilinguismo più equilibrato. Lingua parlata e lingua dei segni, in cui le due lingue possono convivere, offrendo al bambino e alla persona sorda la possibilità di scegliere quale lingua usare in funzione del contesto e dei bisogni comunicativi e relazionali. La ricerca scientifica ha inoltre dimostrato che, come ogni tipo di bilinguismo, anche quello fra lingua dei segni e lingua vocale, Permette al bambino di raggiungere una maggiore flessibilità cognitiva e migliori abilità di attenzione e memoria visiva. Promulgare una legge che finalmente anche in Italia riconosca la LIS come vera lingua permetterebbe la piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata nel nostro Paese nel lontano 3 marzo 2009. E vorrebbe dire finalmente garantire alle persone sorde la libertà di scelta. Sarebbe auspicabile concentrarsi su una proposta di legge con un testo essenziale, che rivendichi fortemente il riconoscimento della LIS come lingua non territoriale delle persone sorde che ad essa ricorrono, identificandosi sotto il profilo socioculturale e linguistico come una comunità di minoranza diffusa. Tu, sin dagli inizi, dieci anni fa, hai collaborato con il Movimento LIS subito. Vorremmo domandarti, potresti descrivere il tuo ruolo nell'ambito della formazione degli interpreti assistenti alla comunicazione? Inoltre, un'altra domanda, potresti dirci quali sono le tue riflessioni sulle politiche della Regione Lazio a favore dei sordi? Grazie. Ciao a tutti, io sono il presidente del gruppo Silis e da 25 anni insegno la LIS. Vorrei raccontarvi qualcosa del gruppo Silis. È nato nel 1989 come comitato. Già tempo prima alcuni del CNR si erano attivati per promuovere la LIS ma non si trovavano persone sorde disponibili a insegnare la lingua dei segni. Si cercavano professionisti che potessero essere inseriti nell'ambito della Regione Lazio. Così nel 1989 si è creato un comitato con l'obiettivo di organizzare un simposio svoltosi nel 91, poi non si è sciolto ma è diventato un'associazione, appunto il gruppo SILIS che continua fino ad oggi. Noi ci occupiamo di vari corsi di formazione. Il corso per assistenti alla comunicazione era iniziato come un corso semplice di poche ore. Poi abbiamo capito che ai fini del ruolo professionale all'interno della scuola le ore dovevano essere aumentate e così abbiamo organizzato un corso più approfondito che oggi è di 540 ore. Al termine del percorso si ha la possibilità di lavorare nelle scuole sia con gli alunni piccoli che alle medie e alle superiori. Ci occupiamo poi del corso Interpreti. Inizialmente organizzavamo corsi di un lumito limitato di ore. Poi ci siamo accorti che il ruolo professionale dell'interprete comporta una grande responsabilità e che quindi le ore non potevano essere esigue. Così abbiamo deciso di aumentarle fino ad arrivare ora a 900 ore. Ma qual è il ruolo degli interpreti e in che cosa consiste la loro professione? Possono essere chiamati in situazioni di trattativa non solo dalle persone sorde, ma anche dagli udenti che si trovano a dover parlare con una persona sorda. Il ruolo dell'interprete è anche quello di. Tradurre nei convegni, nei seminari, ma non fanno solamente questo. Qualora la persona sorda abbia necessità, possono anche fare la traduzione in LIS di un testo scritto e possono anche sottotitolare una persona che segna. Questa è la situazione attuale. Per il futuro cerchiamo sempre di migliorare. Circa dieci anni fa la Regione Lazio ha riconosciuto la LIS. L'esperienza con il gruppo che ha lavorato per raggiungere questo obiettivo è stata bellissima. Ancora ad oggi è una conquista di enorme valore di cui siamo orgogliosi. Il lavoro attento fatto sulla normativa è stato meraviglioso. È vero che in concreto ci sono state delle difficoltà sui bandi che non uscivano mai, occasioni perdute, attività non organizzate, fondi destinati che sono stati ripartiti poi tra i vari comuni. Diciamo che a questo riconoscimento bellissimo sulla carta non sono ancora seguiti in concreto dei servizi, ma spero davvero che in futuro vada meglio. Dal momento che voi dell'associazione Anios siete stati sempre vicini al movimento lì subito, in tutti questi anni, a partire dalla protesta del 25 maggio fino ai giorni nostri, vorremmo farvi oggi due domande in particolare. La prima è questa: Qual è il punto di vista dell'Anios riguardo la questione del riconoscimento della lingua dei segni italiana, proprio appunto qui in Italia. La seconda domanda è. Invece la seguente. Per quale motivo voi ritenete che sia così difficile ottenere questo riconoscimento? Anios è l'Associazione di Interpreti di Lingua dei Segni Italiana. Da sempre dobbiamo dire che la battaglia per il riconoscimento della LIS ha visto Anios presente. È una battaglia importante che mira al rispetto della comunità sorda segnante, della sua lingua e della sua identità. Per questo Anios è stata presente accanto al movimento lì subito, sin dalla sua nascita. Il movimento lì subito nasce appunto a Roma e in pochissimo tempo diventa una realtà importante. Ricordo la presenza del gruppo Silis, del CNR, dell'Istituto Statale Sordi di Roma dell'associazione Vedo Voci e tante altre realtà. Ricordo la data del 25 maggio 2011, quale giorno della protesta che vide coinvolte tantissime persone in Piazza Santi Apostoli e nei giorni successivi le proteste in Piazza Montecitorio. Movimento lì subito con i suoi rappresentanti, affiancati da Anios, andavano all'interno del Palazzo di Governo e si confrontavano con i politici. Una battaglia che non finì allora, ma che negli anni ha modificato aspetto e ha visto Anios sempre vicina al movimento Lì Subito, sui tavoli di lavoro istituzionali, sempre con lo stesso obiettivo, il riconoscimento della lingua dei segni. E ricordo anche la partecipazione del movimento Lì Subito al convegno tenuto da Anios nel Senato nel maggio del 2019. Riconoscere la lingua dei segni significa riconoscere alla persona sorda il pieno diritto di partecipazione e un posto nella società. In Italia, l'accessibilità fino ad ora non è mai stata considerata come un valore aggiunto, ma piuttosto un dovere. Sempre in coda alle questioni più pressanti. Basta guardare quanto è avvenuto un anno fa all'inizio della pandemia di coronavirus, un momento cruciale come quello delle conferenze stampa attraverso le quali il governo veicolava informazioni importanti non prevedeva la presenza dell'interprete Liss. Agnos scrisse subito una lettera al Presidente del Consiglio, informandolo che alla popolazione sorda segnante quelle informazioni non arredava, arrivavano ed erano informazioni vitali in termini di propria e altrui incolumità. E riconoscere la LIS significa fornire alla società di servizi di qualità. I servizi di qualità consentono la piena partecipazione alla vita politica, sociale e culturale. ANIOS torna sempre a sottolineare l'importanza dei servizi di qualità e con questo intende avere interpreti professionisti formati al meglio. Per questo andiamo a portare la formazione a livello accademico al pari dei colleghi interpreti di lingue vocali, così come richiamato dalla direttiva del Parlamento europeo del 2016 sul riconoscimento della lingua dei segni e degli interpreti professionisti di lingua dei segni. Riconoscere la lingua implica anche riconoscere la figura professionale degli interpreti e ci permette di portare la formazione degli interpreti LIS a livello accademico. E di ottenere così servizi di qualità. Tutto ciò permette alla persona sorda di liberarsi dalle difficoltà abbattendo definitivamente le barriere della comunicazione. Quali sono le vostre considerazioni? In merito alla questione del riconoscimento della LIS in Italia. È il momento che l'Italia riconosca la LIS, la lingua dei sordi. Perché? Forse la domanda dovrebbe essere all'opposto, ma perché non è stata ancora riconosciuta, visto che l'hanno fatto tanti stati in giro per il mondo? C'è un'indicazione dell'ONU su questo. È un diritto che non toglie nulla a nessuno e quindi a maggior ragione è urgente garantirlo, farlo, realizzarlo, perché attraverso quel diritto poi se ne possono eh, innescare e agganciare tanti altri, perché la lingua vuol dire la comunicazione, l'espressione, l'informazione, l'attivazione dei diritti civili e politici, la cultura, tante, tanti aspetti e tante realtà che sono agganciati alla possibilità di potersi esprimere, ciascuno con la propria lingua, quindi anche attraverso la lingua dei sordi. Quali sono le vostre considerazioni in merito alla questione del riconoscimento della LIS in Italia? Il diritto alla lingua dei segni è determinante in una pandemia come quella da Covid che stiamo vivendo. Le mascherine, infatti, limitano i diritti alla comunicazione delle persone sorte, negli ospedali, nei luoghi di lavoro e nell'istruzione. Serve una legge che riconosca tutti gli effetti la lingua italiana dei segni e questo faciliterebbe la vita a molte persone sorte. La civiltà di uno stato si misura anche con il riconoscimento dei diritti dei disabili. Per questo occorre subito riconoscere la LIS in Italia.